Bene, fratelli e sorelle, sempre dalla comunità parrocchiale San Francesco che è qui in Cefalù e dalla casa di accoglienza Maria Santissima di Gibilmanna, dove accogliamo tanti nostri fratelli che si trovano nel bisogno. Qualunque cosa farete al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatta a me. E grazie sempre a voi per questa attenzione che ponete verso questa realtà che ci interpella profondamente. Il Vangelo che stiamo un pochino riflettendo, sul quale stiamo un pochino riflettendo, quale eco, è il Vangelo di San Luca al capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 32. Sono tre parabole, lo possiamo chiamare il Vangelo della misericordia, perché in queste tre parabole noi riflettiamo, meditiamo, gustiamo l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti. A volte pensiamo nei confronti degli altri, ma negli altri c'è ognuno di noi. Qual è questa attenzione di Dio nei nostri riguardi, nei nostri confronti? Il suo amore infinito e il suo amore misericordioso. A volte siamo sempre noi che ci presentiamo dinanzi al Signore, per sentirci alleggeriti anche nella nostra coscienza. Ma quale cammino dovremmo sempre fare per riflettere, meditare, pensare all'amore infinito, eterno, misericordioso di Dio nei nostri confronti? Ed ecco che Gesù usa tre parabole, quella della pecorella smarrita, questa pecorella smarrita che viene cercata dal pastore. Noi cerchiamo Dio, ma non è vero che Dio cerca anche noi? Anche quando siamo smarriti, siamo un pochino lontani. Lui ci cerca e sa attendere, ma si muove il Signore in mille modi finché non ci ritrova. E quando Lui ci ritrova, così come noi siamo feriti, aggrovigliati in tante situazioni, e il dito di Dio ci raggiunge, che la potenza dello Spirito Santo rinasce la gioia. C'è più gioia in cielo per un peccatore che si pente, anziché per 99 giusti che non hanno bisogno di misericordia. Credo che ognuno di noi abbia fatto l'esperienza della pecorella smarrita. Ci smarriamo in questi meandri della nostra vita, quanti pensieri, quante sollecitazioni, quante sirene si presentano a noi e ci perdiamo e prendiamo la via larga. E Gesù ci sollecita a riprendere la via stretta, per andare dietro di lui, che è il pastore buono. E l'altra parabola è la parabola della moneta, della dracma perduta, che poi viene ritrovata dalla donna e fa festa con quelle che sono vicine. Ho trovato la moneta. Non è mica il denaro, che oggi andiamo tutti in ricerca di questo denaro. Quale moneta è preziosa agli occhi di Dio? Ma la vita non è una moneta? E la sponsalità, la genitorialità, l'essere padre e madre, il dono dei figli non sono monete, monete preziose. La fede non è una moneta, la Chiesa Santa di Dio che è madre, che ci genera. A volte perdiamo anche il prezioso che noi già abbiamo, il prezioso che siamo ognuno di noi, immagine e somiglianza di Dio, che viene questa immagine e somiglianza di Dio, viene bistrattata, viene usata. Allora farci ritrovare anche in questa nostra situazione, perché siamo preziosi agli occhi di Dio, e si gioisce, perché dinanzi al trasparente, al trascendente che è Dio, anche noi diventiamo luminosi. Nella tua luce, Signore, vediamo anche la luce. E la terza parabola, che tutti conosciamo, dovremmo sempre rileggerla questa parabola, la chiamiamo la parabola del figliol prodigo, spendaccione, che si allontana da casa. Ma anche lì, figlio il prodigo, si allontana e c'è un altro figlio, che è il figlio maggiore, che resta invece a casa, il quale è geloso dell'atteggiamento del padre nei confronti del fratello minore, che viene perdonato, viene accolto. E il padre, che è misericordioso, sa fare festa. Allora è veramente la parabola del padre buono e del padre misericordioso.
spesso sottolineo la parola misericordia, dentro la quale trovo al centro, mi trovo la parola cuore, cor. E con una forzatura io la traduco così, miseris, cor dare, è una forzatura, fratelli, quel dare, cioè dire Dio dà il suo cuore, Dio dà il suo amore, Dio dà il suo perdono a noi che siamo poveri, a noi che siamo miseri. Qual è la gioia di Dio nei nostri confronti? Ma facciamolo gioire, Dio. Gioisce quando noi gli diamo le nostre fragilità, il nostro peccato e rinasce il proposito come quello di Davide. Oh Signore, riconosco il mio peccato, ma abbi pietà di me, perdonami, liberami, lavami, purificami. È Dio che ha la gioia. C'è più gioia in cielo per chi si converte, per chi, colui che assume il punto di riferimento, che è molto forte questo punto di riferimento. In questi giorni leggevo un'espressione di San Bernardo Abate, il quale dice: colui che confida, ha fiducia solo in se stesso, pone un fondamento umile o un fondamento debole. Se noi dovessimo avere fiducia soltanto nelle nostre capacità, nelle nostre forze, il fondamento è molto fragile. Ma cosa avete detto, cari sposi, il giorno del matrimonio? Con la grazia di Cristo, prometto. Così diciamo anche noi presbiteri. Così diciamo se non con il tuo aiuto, Signora. Il fondamento è lì, nel Signore Gesù. La casa costruita sulla roccia non crolla, ma è esposta ai venti, alle bufere, alle tempeste, alle incomprensioni. Ma non crolla, perché c'è il fondamento. O Signore, con queste tre parabole che tu in questa settimana ci offri quale meditazione, vorremmo recuperare nella nostra vita quell'affidamento pieno e soprattutto i nostri occhi, il nostro cuore e la nostra mente rivolta al Padre tuo e Padre nostro che è ricco di grazie e di misericordia. A voi tutti, fratelli, buon cammino, buona riflessione e buona e ottima esperienza di conversione del cuore e di una vita orientata verso il nostro Signore Gesù. Siate misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Fate bene, fratelli, a tutti voi, e buon cammino.